Selena Verissimo fa una drammatica confessione: ho tentato il suicidio. Verissimo, l'ospite ha rivelato di aver tentato il suicidio in passato. Oggi Silvia Toffanina ha avuto il piacere di fare una lunga chiacchierata anche con Luce Caponegro, in arte Selen. Per chi non lo sapesse, anche quest'ultima sarà una delle naufraghe della prossima edizione dell'Isola dei Famosi in partenza lunedì prossimo. Quest'ultima ha ovviamente parlato anche della sua vita, asserendo di aver passato un momento assai complicato, tanto da arrivare a tentare il suicidio. Ad un certo punto il cervello è andato in blackout. Ero giovane e ho tentato il suicidio. Mi sono letteralmente lanciata sotto un camion. Fortunatamente è stata salvata appena in tempo dal suo fidanzato dell'epoca, mi teneva stretta, anche se ho tentato altre volte di lanciarmi. L'Isola dei Famosi, la concorrente ha confessato di essere stata ricoverata dopo aver tentato il suicidio. Silvia Toffanina ha quindi domandato a Selen come è uscita da questo tunnel. E la futura concorrente del reality show dell'ammiraglia Mediaset ha quindi dichiarato che alla fine è stata ricoverata. Mi hanno ricoverata, anche se sono uscita il giorno dopo. Non ho parlato con nessuno per un mese o due. Piano ho però ritrovato la voglia di vivere. L'ospite a Verissimo, la quale ha rivelato di temere di soffrire la fame in Honduras, ha poi raccontato alla conduttrice che è stata la natura ad averle dato un grosso aiuto a riprendere in mano la sua vita. Mi ha aiutato molto il poter andare libera nella natura. Il mio contatto con la natura è stato vivere sui monti allo stato brado e procacciandomi il cibo. Luce Caponegro in amore non è stata particolarmente fortunata. Successivamente la presentatrice di Verissimo ha chiesto alla concorrente dell'Isola dei Famosi di parlare un po' della sua sfera sentimentale. E Selen non ha nascosto di essere rimasta assai segnata da storie complicate. Sono stata tradita molte volte, non solo nel senso fisico. Ci sono tradimenti ben peggiori. E dopo io non ho più avuto cuore. Non ho avuto la forza di rimettermi in gioco. Motivo per cui in maniera un po' inconsapevole ha chiuso le porte all'amore, mi sono dovuta proteggere. Quest'ultima non ha comunque negato di aver avuto alcuni flirt nel frattempo, anche se ha preferito non far entrare nessuno nella sua vita. E sulla sua imminente partenza in Honduras ha dichiarato di essere pronta ad affrontare questa avventura probante, ma al tempo stesso assai elettrizzante. Come se la caverà nel reality show.